reinventare la coppia aperta, fuori di casa. Poi però ci penso. Ok, per salvare il nostro matrimonio, la nostra amicizia, la nostra intimità, dobbiamo mettere a nudo il nostro letto. Ok, ma poi i figli che penseranno? No, i figli, capirai, loro lo capiscono. Incredibile, incredibile. Roberto, mio figlio, è stato proprio lui che mi ha spinto e mi ha detto: mamma, basta, se tu e papà continuate così finite che vi ammazzate, cioè non è possibile. Poi tu devi smetterla di essere l'appendice del babbo, eh? Lui ha una sua vita, ha le sue donne e tu devi trovare la tua autonomia, eh? Non è che ti devi vendicare, però è sano, è giusto, è umano che tu, che anche tu abbia un uomo. Ma che dici, Roberto, figlio mio? Poi non so perché mi era venuto questo accento strano, ma comunque, guardami, sono tutta sudata, sono stanca. Tua mamma ormai, come faccio? Quando lo trovo un uomo? Ma no, mamma, ma che c'entra? Dai, uno simpatico, un compagno, cioè non un socialista, perché sennò te lo tizza anche te, però uno simpatico, ecco, te lo trovo io. Come faccio a trovarmi un uomo? Cioè, ma guardami. Ma no, mamma, ti devi solo rendere disponibile, per favore, mamma, per favore. All'ennesimo mamma, io ho ceduto. Vabbè, ci provo. Ok, allora, prima cosa me ne vado a buttar via tutta la roba che ho, e vado a Lupine, detto anche Upim, e mi compro un pantalone sbragoso, una gonna pirlosa, poi mi faccio i capelli corti a punk, e un trucco viola orribile, praticamente sembro una reclame della penna Bic. E poi la camminata. Ma voi rendete conto che le donne i cui uomini la tradiscono e non le amano più, sono tristi, piangono, sono goffe, camminano come dei cammelli artritici. E anch'io le anche, i fianchi, io non sapevo più di averli. Ho anche i fianchi. E allora, appena inizio un po' a guardarmi intorno, a sorridere, a scambiare sguardi, trovavo. E come se trovavo? Però giovani, molto giovani. Boh, forse dei giovani con il complesso di Edipo che hanno bisogno della madre. Uno in particolare mi piaceva molto. Un amico di mio figlio, 27 anni, un occhio blu, anzi due occhi blu, e dei denti. 140 denti aveva, un caimano sembrava. E lui si era innamorato, mi chiamava, piangeva, e io sono la mamma, e quando un ragazzo piange io correvo. Una volta gli ho dato appuntamento in periferia, perché non fosse mai che qualcuno ci vedesse. E quindi ho preso 3 autobus e 4 ore dopo mi trovo al bar con lui. Ero emozionatissima, il cuore mi batteva, popom, popom, popom. Ci sediamo, arriva il cameriere. Il cameriere fa: signora, cosa le porto? E suo figlio cosa prende? Ma perché ce ne sono fissate con le parentele? Questa ostinazione? Allora io gli rispondo: per me un Fernet doppio e per lui una gassosa col biberon.